Turi Simeti è un artista dalla tenuta morandiana, perché attraverso tutto il corso della sua vita e della propria produzione ha mantenuto questa intatta, questa poetica dell'Ellisse, unita alla riduzione formale che ha accompagnato la sua ricerca. È una riduzione formale che riguarda anche ovviamente il colore e quindi l'uso del monocromo, anche se giocato su principalmente cinque colori: il bianco, il nero, il rosso, il blu e il giallo. È una caratteristica questa della riduzione formale che accompagna tutta la sua attività a partire dagli anni 60, dall'inizio degli anni 60, in cui Turi Simeti è a Roma, arriva a Roma da Alcamo, dalla Sicilia nel 1958 e si trova in un crogiolo straordinario. Roma vive degli anni intensissimi, ci sono gli artisti romani, e cito solo quelli che ovviamente hanno un interesse per lo svolgimento di Simeti, del futuro lavoro di Simeti, e quindi il gruppo Forma 1 che nasce nel 1947, Alberto Burri che torna dagli Stati Uniti a Roma nel 1945 e Toti Scialoia, è un artista che non va dimenticato. Ma ci sono anche gli artisti italiani presenti, quindi gli artisti milanesi, la Galleria dell'Appia Antica mostra il gruppo di Azimuth, quindi Castellani, e poi le ricerche di Lucio Fontana, e poi soprattutto gli artisti americani, non solo gli artisti dell'espressionismo astratto, ma anche gli artisti che succedono immediatamente all'espressionismo astratto. Io mi riferisco in particolare alle presenze fondamentali di Cy Twombly, di Robert Rauschenberg e anche di Philip Guston. Ecco quindi un coacervo straordinario di esperienze, di gallerie, l'Obelisco, la Marlboro, la Tartaruga, la Salita e tante altre, e anche dal punto di vista istituzionale l'attività di Palma Bucarelli per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna dal 1942 fino agli anni 70. Tutto questo lascia ovviamente un impatto, è di forte impatto e lascia una traccia nell'attività di Simeti, una traccia che però da cui Simeti prende subito in qualche modo le distanze. È vero che la sua prima formazione avviene sotto l'orbita dell'arte di Burri, però non ha nulla a che fare nel suo svolgimento futuro con quella sarabanda compositiva e materica che è tipica di Burri, e non ha neanche a che fare con la serialità ad alto ordine freddo di Enrico Castellani. Turi Simeti sviluppa subito una proposta che ha a che fare con la smaterializzazione da una parte e la presenza della struttura dall'altra, dove queste due entità convivono nello stesso quadro. Se volessimo tradurle in musica, sarebbero quadri come cori, come questo, dove c'è un dialogo corale tra gli ovali, oppure sono quadri come duetti, dove ci sono solo due entità, oppure sono quadri come degli assolo, una monade, un ovale singolo. Penso però non alla musica in generale, penso a una musica in particolare, penso alla musica di John Cage, una musica che è capace di trasmettere, ma è soprattutto capace di assorbire, e soprattutto è una musica che vive nella riflessione del pensiero e nella meditazione.